Si parte! Ciao ragazzi, inizia questa mattina un test ride che ci porterà a vedere la Costa del Sud, direzione Villa Simius, in sella alla nuovissima Moto Morini SCR 6,5. Le primissime impressioni in mezzo al traffico, la moto è molto molto maneggevole, 200 kg che non si sentono per nulla, ottima capacità di sterzo, sospensioni sufficientemente morbide da non infastidire quando ci sono delle buche, delle imperfezioni, quindi tratto cittadino promosso. Il motore gira molto fluido, frena decisamente bene. Diciamo che è un piacere girare in città con questa Morini 6,5. Questa è Piazza Iene, il centro della movida cagliaritana. Bellissima piazzetta con la statua di Carlo Felice al centro. Ora speriamo che il semaforo non ci metta 2 giorni a diventare verde. Ne approfittiamo subito per vedere come si comportano le sospensioni sul classico pavé cittadino. Cordialmente facciamo passare i pedoni, ma poi ci prendiamo il nostro spazio. E questa è Via Roma, una bellissima Via Roma. La prima impressione anche sulla strada a scorrimento veloce è buona, la moto è ben piantata a terra, ha una buona risposta del motore, elastico, pochissime vibrazioni, a velocità legali viaggia decisamente bene. L'unico appunto che mi sento di fare alla moto, ma è un peccato veniale visto che la moto ha 190 km, è una leggera imprecisione nello scalare di marcia. Probabilmente il motore ha bisogno di essere ancora un pochino più sciolto. Una domenica spettacolare questa, siamo praticamente a metà ottobre, ma come potete vedere la giornata è davvero splendida. Noi stiamo per iniziare le curve che portano a Villa Simius, stiamo andando a 50 all'ora e siamo in quinta. Aprendo il gas la moto si riprende senza nessuna esitazione, senza strattoni. Per un pilota normale diciamo che è sicuramente la situazione ideale. Le prime impressioni con le prime curve sono confermate. Scende in piega bene, decisa, non ha incertezze. È chiaro che in uscita di curva il motore non ha la spinta di un motore più grosso, ma questo ovviamente te lo devi aspettare. Però spennella benissimo le curve e rende sicuramente la passeggiata piacevole. Con questa bellissima vista mare ne approfittiamo per ringraziare Massimo di Futurmoto Cagliari, concessionario ufficiale Morini, che ci ha messo a disposizione questa SCR appena arrivata. Grazie Massimo, ci hai fatto veramente un gran bel regalo e speriamo anche noi con questa vista di fare un regalo a chi sta guardando il video. La Sardegna ad ottobre, toh, beccatevela.
Anche la posizione di guida è piacevole, in effetti io sono alto 1,70 con un po' di entusiasmo e devo dire che la moto è tagliata per un'altezza simile, probabilmente anche arrivando a 1,80 m o comunque scendendo a 1,60 m è ben inquadrata. La posizione di guida è naturale, le braccia sono tese ma tutto sommato non sono né eccessivamente alte né basse. Diciamo che è un ottimo compromesso anche come posizione in sella. E siccome lo scrambler è tipicamente un mezzo da bar, andiamo a cercarci un bar. Vediamo se seguendo questo piccolo sterratino troviamo un bar come Dio comanda. Anche stare dritti in sella effettivamente è comodo. Il serbatoio, nonostante sia particolarmente largo, non intralcia assolutamente la posizione delle gambe. Posizione naturale, sospensioni morbide, quindi adatte anche a questo tipo di percorso. Aggiungiamo il fatto che, essendo regolabili, molto probabilmente si possono ammorbidire ulteriormente. Ecco, forse abbiamo trovato un bar. L'abbiamo trovato. Abbiamo portato a Villa Simius la nuova moto Morini SCR 650, una nuova 6,5 che appare sul mercato proprio in questi giorni. Siamo stati tra i primi a provarla in Sardegna grazie alla concessionaria Futura Moto di Cagliari. Grazie a Massimo che l'ha messa a disposizione e ci ha permesso di passare diverse ore in sella. Siamo riusciti quindi ad avere un'idea abbastanza chiara di quello che questa motocicletta riesce a fare. È una moto facile per tutti i giorni, non incute terrore in nessuna situazione, anche perché è molto regolare nei movimenti, nei cambi di direzione. Il motore è sempre tranquillo ma generoso e costante nell'erogazione. Una moto che ha 61 cavalli, che si acquista a meno di 7.500 euro. Io suggerirei veramente di farci un pensierino, ma non solo a chi si affaccia adesso al mondo delle motociclette. In realtà è una moto che risulta piacevole anche per chi in realtà in moto come me ci va da tanti anni e percorre molti chilometri. Io vi assicuro che è una moto molto molto piacevole, provatela. Come potete notare, la moto ha diversi dettagli di qualità, come dei bellissimi cerchi a raggi tubeless, tra l'altro è frenata Brembo, la forcella Showa, peraltro regolabile. Pneumatici Pirelli di primo equipaggiamento, un tipo di gomma semitassellata che conosciamo bene, che si comporta benissimo sia su asfalto che su sterrati ovviamente leggeri, poco impegnativi. La moto si propone anche per delle uscite fuori porta non particolarmente aggressive, naturalmente. L'impostazione di guida col manubrio alto rende molto semplice la guida anche in piedi. Una moto decisamente versatile, possiamo dire. Sensazioni di guida. La moto è promossa, facile da utilizzare. Nonostante i 200 kg a secco, la moto si comporta benissimo, sembra molto più leggera. La coppia è più che sufficiente per togliersi dagli impicci anche durante i sorpassi. Non occorre scalare di marcia, perché ne ha sufficienza anche per viaggiare tranquillamente sulla stessa marcia senza doverla cambiare in continuazione. Frena molto bene grazie ai due dischi anteriori da 300 mm. Due pinze Brembo a doppio pistoncino, per quanto non abbiano l'attacco radiale non si rimpiange per nulla, perché la frenata è potente ma allo stesso tempo modulare e non spaventa. Quindi è una moto che è adatta praticamente all'uso di tutti i giorni ma anche ai divertentissimi percorsi sardi. In conclusione, Baffetto a prova.